Gabriele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. O San Michele Arcangelo, nostro celeste patrono, che hai vinto gli spiriti ribelli, nemici della verità e della giustizia, rendi forti e generosi nella reverenza e nell'adesione alla legge del Signore, quanti la patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace, affinché nel rispetto di ogni legge sia alimentato lo spirito di umana fraternità. Per questo imploriamo dal tuo patrocinio rettitudine alle nostre menti, vigore ai nostri voleri, onestà agli affetti nostri, per la serenità delle nostre case, per la dignità della nostra terra. Amen. Eccellenza, mi rivolgo a lei, mi rivolgo al sindaco e a tutte le altre autorità, ma soprattutto, se mi consente, mi rivolgo a tutti i familiari delle vittime del dovere, non solo della Polizia di Stato, di cui sono un membro della famiglia della Polizia di Stato, ma di tutte le forze di polizia, delle altre forze armate. Ho chiesto di dire una semplice parola, perché come lei ci ha ricordato, in questo periodo di Natale, ognuno di noi sente ancora più la mancanza dei nostri cuori. Quindi, a nome della Polizia di Stato, ma anche dell'Associazione Nazionale, di cui sono un semplice socio, e a nome della famiglia della Polizia di Stato, vorrei rivolgere soltanto un abbraccio forte, veramente di cuore, a tutti quanti voi e augurarvi un Natale che, anche senza la presenza dei vostri cari, naturalmente, ma sicuramente nei vostri cuori ci saranno e avranno quello spazio che merita. Auguri a tutti. Sono lieta di porgere un saluto a tutti i convenuti. Come ogni anno ci troviamo uniti nel Duomo di Caserta, accolti sempre con affetto da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Danese e da tutta la comunità casertana per rendere viva la memoria del sacrificio delle vittime del dovere, ovvero dei tanti rappresentanti del terrorismo. La Santa Messa di oggi è un momento di condivisione celebrato solennemente per il quinto anno consecutivo in occasione della terza domenica di Avvento. Ringrazio sentitamente le numerose autorità civili, militari, religiose e le associazioni che hanno voluto partecipare alla celebrazione eucaristica sottolineando l'importanza di questa cerimonia di commemorazione tanto sentita. Esprimo gratitudine ai numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine, caduti o rimasti invalidi, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e schierati per testimoniare il loro costante sostegno ai tanti familiari colpiti da dell'Associazione Vittime del Dovere, che mi onoro di rappresentare, desidero esternare la gioia che sento nel cogliere come l'appuntamento della Santa Messa di Natale sia diventato per tutti noi un evento atteso, un segno tangibile della nostra unione fraterna. Viviamo in una realtà basata troppo spesso sull'indifferenza e sulla superficialità. L'incontro odierno dimostra invece come sia appagante per il nostro spirito il sentirsi in comunione con gli altri, nutrire empatia, avere compassione, compassione dal latino compatio, soffro con gli altri.
Non importa se il senso che oggi ci accomuna sia anche un senso di dolore, perché condividere un momento di preghiera. I suicidi infatti sono devastanti, non solo per le vittime e per i superstiti, ma per tutta la collettività. Pertanto fare delle riflessioni condivise su come impedire che siano altri invalidi, altre vedove, orfani, fratelli e sorelle, genitori, è un obbligo morale per tutti. In tale ottica,